Ragazzi, ci siamo. Oggi siamo tutti insieme. Oggi devo tifare per voi. Oggi tifo per 30 di voi. 30 di voi che commenterò. 30 di voi che mi proteggeranno in una sfida senza precedenti contro la community del 20. Mi dicono che la community di 20 è organizzata, che sarà la tattica contro la skill, che sono tutti delle bestie. Loro pensano di essere organizzati, loro pensano di aver avuto più tempo per prepararsi, ma io so di poter contare su una community di ragazzi fortissimi che anche solo avendo la mia voce all'interno della propria cuffia, in cuffia, sapranno tirare fuori il meglio. Il signor 20 a un'ora di distanza mi ha voluto dare una grafica, che tra l'altro ha fatto il nostro noise, che puntualmente io non ho fatto bene. E allora ecco che vi introduco al volo, a proprio flash, alla modalità che c'è stasera. La modalità VIP, tralasciatela. Questa è la modalità che ci interessa. Il team del 20 ha queste tre leggende. Avranno Wraith, Maggie e Loba. Tutti coloro che rappresentano la mia community avranno Pathfinder, Watson e Valkyrie. Queste sono le tre leggende con cui voi andrete a giocare. Dovete per forza utilizzare quelle tre leggende. Non c'è nessun limite di rank. Dovete sentirvi voi di poter rappresentare la community. È una sfida dove dobbiamo vincere. Dovete sentire un po' di ansia. Dovete sentire il ruolo che andate a ricoprire. E poi scegliere: lo faccio o non lo faccio? Dovete avere un po' di cagarella. L'ansia positiva pre-esame. Dovete dire: lo voglio fare? Lo voglio fare? Allora, lo faccio. Voglio rappresentare la community. Voglio che vinca la community. Voglio farla vincere. Posso farla vincere. E allora vado. E allora entro. E allora spacco. Non posso entrare. Già non ci stiamo capendo. Chi è lì dentro? Chi è dentro quella maledetta lobby? È lì per spaccare tutto quanto. Io la spacco stasera, lo sa? Vabbè che io ho comprato la pala, sono uscito, sono andato alle Roi oggi. Mi ha fatto un piacere. Me la metta sul mio conto, visto che la seppellisco con quella. Ho spazio in giardino, ma non so se ci state tutti. Magari. Fossa comune. Signor 20, guardi, io ho già contattato il comune qua ad Andorra. Quindi stia attento, perché qua sarà un lutto per 30 persone, per questa grande sconfitta. Quindi tutti i miei 30 ragazzi dovranno atterrare, abbiamo detto, climatizer i miei, giusto? Sì, okay. Noi abbiamo thermal. Perfetto, community, io credo in voi. Mi raccomando, Pathfinder, Watson e Valk. E le avviso che c'è un Octane, se ho visto bene. Prenderemo le distanze, allora prendi... Aia, punti penalità per la squadra. Punti penalità. Decuattiamo tutto. Ci siamo, ragazzi. E attenzione, perché la community finalmente è al posto dove potersi ritrovare. Ma attenzione, signor 20, posso spostarmi, vero, nel canale per indicazioni tattiche iniziali? O lei lo fa? Non lo fa? Siamo limitati? Io in queste due non le faccio. Però okay, se vuoi andare, vai pure. Faccio un'andata e ritorno. Ho notato una cosa. Prego. Ragazzi, comunicazione di servizio, potete spararvi per farmarvi le armor. Io ve lo dico, poi con le Watson, pensate alla ulti, ve la farma... Piccolo consiglio, proprio adesso che è la fase iniziale, io torno di là. Ci siamo, signor 20, piccolo consiglio tecnico. Ha dato le indicazioni? Ho dato una indicazione. Io vedo i miei ragazzi molto aperti qua, a livello di loot, si stanno espandendo. Questo un po' forse mi preoccupa, perché anche i miei si stanno un po'... Guardi, si stanno allargando, li vedo. C'è chi in modo più prepotente, chi in modo più timido. Allora, partiamo da un presupposto. Lei è più vicino alla safe zone, e questa cosa già è un po' fastidiosa, Cioè... lo mettiamo avanti adesso già, ancora 30-30, diciamo. Lei safe. Guardi... Io vedo proprio un blocco qua. Non è che ha scriptato il server? Non ho scriptato niente. Sicuro? Non c'è niente di scriptato. No, perché mi ha chiesto un po' troppo prima dove volete atterrare. Non vorrei che lei abbia cambiato un po' i settaggi del server. Il destino della battaglia. Le battaglie si combattono sotto qualsiasi condizione. Un buon comandante si adatta alla situazione e gira il campo di battaglia per come lo vuole lui. Io qua sto vedendo... Forse ci manca della preparazione qui, Al. Non lo so. Io non ne vedo ancora uno dei tuoi all'interno di questo anello. È vero. Ma hanno studiato le mie guide, signor 20.
Si stanno fullando, sì, si stanno preparando. Sì, adesso inizieranno a ruotare sicuramente. Aspettiamo queste rotazioni magiche, allora. Ho un po' paura, signor Venti, qua... Qua temo che potrebbe essere una carneficina per i suoi ragazzi. Non vorrei dover davvero comprare quella famosa pala e renderle i 30 euro. Comunque, noti la, diciamo, l'utilizzo della Watson, eh? Lo noti. Ti schifosi, state farmando le armature! Ah, questo non mi è mai stato detto che non si potesse fare, signor Venti. Ah, signor Venti, lei non era il generale pronto a qualunque cosa? Va bene, va bene. Torno subito. Ragazzi, non ammazzatevi di sberle qua. Il signor Venti si è arrabbiato per questa tattica. Signor Venti, la vedo un po' in difficoltà, per questa scelta tecnica. Non se l'era prevista l'uso della Watson in questo modo. Dispiace, lei non ha visto lungo. E io invece ci ho visto lungo. La strategia l'abbiamo preparata anche noi. Vediamo già il primo... Sì, primo holding. Molto interessante, no? Come i miei ragazzi sono posizionati perfettamente, i tuoi ragazzi sono in completo low ground. A me piace questa cosa. Guardi, magari vi piace stare sotto, Al, no? Cioè, nel senso, sono scelte, Al. Sì, sì, signor Venti, lei dice questo, ma deve stare molto attento. Deve stare molto attento. Oh, attenzione! Forse vedo un primo knock. Attenzione, vedo Big Bird. Mamma mia, guarda che vola. Fai F7, Venti. Guarda che... È una lobby assurda questa, Al. Non è morto ancora nessuno a parte... Non è morto nessuno, Al! È tutta la strategia, signor Venti. Prima F3, signor Venti, perché questo fight non può essere evitato. Quella F3 non può essere evitato. In un modo o nell'altro deve andare. I suoi ragazzi sono rimasti bloccati. Vediamo cosa fanno il team di solo Al. Stiamo holdando. Vediamo, signor Venti. Questi sono i suoi primi. Segni i nomi del team 24, del team 4. Si segni i nomi, perché stanno per essere i primi a subire. Tutto sotto controllo, sono dei guerrieri, se dovranno dare la vita la daranno con onore. Vediamo, signor Venti, chi la spunta. La vedo dura per loro. Oh, guarda Ciro che va a terra, arato così, eh. Aia. Oh, la si giriamo qui. Spero di no, signor Venti. Aia, eccolo lì, Apple. Giustizia il Nino. Scusi, guardi come i miei ragazzi hanno preso le case nel back di cupola. Con tutte le ulti di loba possibili nel gioco. E poi adesso i miei possono fare redeploy con la ulti di Valk. Non ci vede nemmeno l'anello. Se io scappo non capisco più niente neanche io. È un disastro. Ma ci siamo. Stiamo entrando nella parte clou. Signor Venti, stiamo entrando nella parte clou. Spero si tengano un po' di granate, i miei ragazzi. Il suo team 7 si sta un po' allargando, signor Venti. Gli dica che devono stare attenti perché... Si stanno cacciando in una situazione molto grave. Io vedo delle laserate non indifferenti qui. Aia. Attenzione, c'hanno tutto sotto controllo. Arriva il fade, non ti devi preoccupare. C'è un altro knock. Sondami ne fa un altro, signor Venti, di knock. Non dovete ti stare devi attenti. Preoccupare per i miei ragazzi, hanno tutto sotto controllo. Guardate la mappa, ragazzi, che casino. C'è una divisione perfetta del Dom. Bellissimo flank di Apple Pie del team 9. Un flank insane. E la safe per ora sembra previare i miei ragazzi un pochino, un minimo. Oh, signor Venti. Forse c'è un knock, signor Venti. Lo vedo. Warden ha knockato un altro sempre per la mia community. Swimmer, ma non lo finisce. Invece... un suo team... Smile, ma non ti devi allagare, Alla, non ti devi allagare. Forza, ragazzi, spacchiamoli tutti. Guarda Apple che colpi che sta mettendo. Forza ragazzi. E c'è un altro Nokia di Apple. Fuori da ogni senso, Al. Siete in 46 l'ultimo anello. Battlefield, Al, sul canale YouTube. Sì, l'ho fatta uscire, come faceva a saperlo? No, no, guarda no, guarda no. No, no. Abbiamo crashato, vi ha troppe abilità in gioco. Ce li fate crashare così voi, dannazione. Aia, il primo team che viene eliminato è il mio. Però vedo del buon danno. Aiaiaiai, qua c'hanno un flank assurdo. Forse si spostano male i miei ragazzi. Anche il secondo team che va a tappeto mi sa che è dei miei. Chiusura finale, signor Venti. Aiaiai, i miei ragazzi sono tutti a terra.
La vedo dura. Manca ormai. Sono rimasti in piedi in due. Solo l'Octane. L'ultimo rimasto è l'Octane per la mia squadra. E sono tutti vivi. Solo uno. Solo uno rimasto. Adesso potrebbe succedere la fine del mondo. La Nakia all'interno dell'anello. Sono Ress contro Ress. Cade. E ferisce. La chiudiamo così la prima partita. Dai, Fuse, Revenant e Octane o Lifeline? Per il push Octane, per fare casino. Dai, basta. Revtane più Fuse è la nostra scelta. Vado a comunicarlo. Va bene, noi ci stiamo. Non te lo banniamo, Fuse, perché mi calpesteremo comunque. Mi avete già bannato Watson. Allora scelga, io lo swappo. Mi dica lei, io faccio di conseguenza. Preferisce bannare Fuse? No, signor Venti, è già stata chiamata. Questa non me la fa scappare. Questa è la nostra partita, signor Venti. Quel mercato di Loba deve cadere, ha capito, signor Venti? Il mercato di Loba è l'unico. No, Loba la giocate. No, Loba la giocate. Io ho bannato solo il Gibbo. Lei ha bannato Watson e questa è la scelta. Invertito? Ok, i miei ragazzi quindi vanno a Thermal. Barba e ragazzi si aiutano a vicenda per farmarsi le armature. Devono stare attenti, devono craftare. È importante forse la parte di crafting. Vedete che i ragazzi del team di 20 hanno 1-2 crafter, mentre i miei ragazzi si ritrovano a dover assolutamente abusare di fare, le devono fare più battery possibili, perché per il late game il vantaggio della squadra del signor 20 è la Loba e quello è un gran problema. Quindi bisogna stare molto attenti. Veramente lei si sta allargando troppo, perché verrete schiacciati. Risultati per adesso parlano al 1-0. Verrete schiacciati. Come giocare a Battlefield, solo che non c'è il campo di battaglia, o almeno il campo di battaglia è molto più stretto. Signor Venti, io le dirò una roba, chiude a blue box. Lei ha mi sa che forse ha una botta di fortuna, potrebbe, non ne sono convinto. Io dico che la fortuna è quando la preparazione incontra l'opportunità. Vedremo dove pulla, vediamo chi bacia, vediamo chi arride. Ho un po' paura. Knock da tutte le parti, è un disastro. Vediamo tab per capire cosa sta succedendo. C'è gente confermata un po' ovunque, signor Venti. Adesso proviamo a capire in terza persona. Il passo delle Termopili. La passo delle Termopili. Ora i suoi devono scendere, venire dai nostri. Attenzione, alle spalle i Revenant scatenati. Stanno andando come un'orda zombie. Qua grascia tutto. Agramor entra dentro. è tipo onde zombie. Orde zombie, signor Venti. Su questa montagna sembra che pullerà verso sud questa zona. Non lo sappiamo ancora. Direi che pulla sulla casa. Le due RS come avevamo previsto. Di Revenant, questi push malandrini. Bravo Dami, fagli sentire a scapo chi è che deve andare a vincere sta community war. Vai Dami sul flanchino. Vai che li prendi tutti alle spalle. Li hai visti? Buono knock. Sei un pazzo Dami. Ah, nelle retrovie. Un flank incredibile. La giriamo. Non si molla niente qui. E siamo alla seconda squadra del suo team a essere stata eliminata. Aia, però qualcuno... Aia, hanno preso il back. Questo rovina tutto. I miei ragazzi si sono fatti fregare in rotazione. Non hanno più visto la rotazione. I miei ragazzi distratti, sì. È vero. Abbiamo preso il back. Non se ne sono ancora resi conto. Dopo quello che ho visto, signor Venti, ho tanta paura, purtroppo. Perché ho visto davvero una buona girata. Adesso i capitani avranno chiamato una rotazione. L'ho vista tutta coordinata. E qua i miei ragazzi ne possono davvero poco, purtroppo. Cioè, la vedo molto dura. Ahimè. La vedo dura, signor Venti. La sente? La sente la sconfitta? Va tutto bene. Abbiamo il Logrando. Lo possiamo tenere. È giocabile. Non si molla niente fino all'ultimo. Signor Venti, la sconfitta che sta arrivando. Sono i Revenant che si stanno droppando sulla sua testa. I miei ragazzi stanno pushando. Vedo del danno un po' qui, un po' là. Un po' di miss di Luke. Però qua è un Luke qua. Un attimo da rivedere il Mastiffo. Giochiamo questo Logrando senza paura. Vedo altri knock.
Rimangono 3, 4, 5, 6 in piedi per il suo team, signor Venti. Sono rimasti solo 6 contro... Adesso siamo preparati. Contro 12. La rucola mi trova altre kill. Qua con e contro pick. Villar muore, rimangono soltanto, rimane Ymer. C'è un tentativo di res. Rimane Ymer e Vivid Nightmare, sono soltanto loro due e muoiono tutti. E questo secondo game me lo porto a casa io, signor Venti. Siamo andati a vincerla. Siamo andati a vincerla, ragazzi. Signor Venti, stia attento perché la pala non me la deve ancora dare. Siamo vivi. Qua abbiamo avuto un problema con le ombre. Le credo. Queste ombre dalla cripta. Cos'è, gli spiriti dei tuoi most morti della prima partita? Non lo so, non lo so. Aia. Va bene, 1-1, palla al centro. E allora cambia completamente il format. Non siamo più nella modalità annientamento, ma siamo ufficialmente nella modalità 2.0, ovvero la modalità VIP. 29 di voi, uno se ne dovrà andare, giocheremo con questo asset, Revenant, Octane e Crypto. Io salò la rate, se muoio abbiamo perso. Dall'altra parte, il signor Venti propone un'altra trio con un altro VIP, ok? Che è questa, Gibraltar, Bangalore e Fuse. Il suo personaggio è la Rampart, l'obiettivo è uno solo, uccidere la Rampart. L'unico obiettivo è uccidere la Rampart. Se vogliamo vincere, non dobbiamo fare altro che eliminare il signor Venti. Adesso chiedo una piccola regola, una piccola precisazione, signor Venti. Lei può essere ressato? Si può recuperare il banner e venire ressati? Chiusi, cioè che diventiamo una cassa, è finita. Una volta che diventiamo una cassa, ok. Invece andiamo a terra e siamo noccati, possiamo essere rialzati. Bene, bene. Bene, bene, bene. Quindi dobbiamo bannare... Io devo bannare Revenant. Quindi lei non vuole che nella mia trio scelta prima ci sia il Revenant. Sì, sì, bannamene. Perché io avrei lasciato a lei il Gibbo, no? Nella trio che aveva scelto, che leggo qua. Gibby, cos'è che aspetta che deve ripassare? Lei aveva il Gibby per questa modalità. Io dico così, picchiamo allora. Uno alla volta, altri andati. Ok, si sta alzando la posta in gioco, signor Venti. La sente, pensava che la sua community l'avrebbe difesa. Un ban a testa e picchiamo uno alla volta, altri andati. Ok. Sono i mondiali, Ale. Sono i mondiali per davvero. Allora, signor Venti, io banno... Basta, basta, gli vogliamo in testa. Bisogna spottare dov'è. Bisogna spottare dov'è. E volargli in testa. Sì, sì, ma la tattica, raga, non dobbiamo fare nient'altro che uccidere lui. Cioè, bisogna giocare per uccidere Venti, capito? Per tirare giù la Rampart. Io banno Gibby. Buonanotte, noi Gibraltar. Come primo pick Crypto. Noi picchiamo Loba. Noi prendiamo Fuse come secondo pick. Noi prendiamo Valk come secondo pick. E noi prendiamo Octane. E allora sa cosa le prendo io? Vabbè, a noi abbiamo piccato via primi, quindi ti abbiamo lasciato il counter. Ragazzi, mi fido della vostra coordinazione. È Mirage il nostro terzo pick. E atterriamo tutti in testa al Venti mentre sono splittati. Perché magari un po' di confusione si genera all'inizio. Quindi l'idea è farsi da ulti, sbottare dov'è la Rampart. Ok? Quindi la parte più difficile direi... Allora, la safe 1 e mezzo, non capiremo dov'è la Rampart. Poi una certa, secondo me, Venti metterà le cose per terra. Una volta che più o meno intuiamo dov'è, bisogna volargli in testa. Ovviamente dovrete volare in testa e un gruppo dovrà rimanere con me. Dobbiamo essere sicuri... Vai, mi muto, ragazzi. Sono qua, ragazzi. Ci siamo? Mi sentite in game? Hola? Yes. Bella, bella, bella. Ce l'abbiamo. Fratello alieno. Sono io il fratello alieno. Fratello alieno marziano di marziani. Vi chiamo già, ragazzi, che se per qualche motivo trovaste un elmo d'oro, alla mia rate sicuro serve che almeno ho il fade più veloce. Ragazzi, sparpagliatevi, andate pure a lottare, prendiamo frammento, muoviamoci. Il mio team, i miei tre team vengano con me a Overlook. Ragazzi, ho un piano. Ora mi servite tutti coordinati. Tutti sul back. Venite. Ora faccio esplodere una nade. Faccio esplodere un Arkstar. Preparatevi. Ci sono delle cose di rampa, delle barriere di rampa. Ok, ottimo. Allora, usate la Val. Dobbiamo valcultare dove avete sentito le Arkstar. Abbiamo più team possibili. Voglio andare in cima ai trials.
Dobbiamo avvicinarci a stazione. Dobbiamo farlo assolutamente. Dobbiamo farlo assolutamente. Non riesco a muoverlo. Andiamo all'edificio del res. Andiamo a prendere l'edificio del res, ragazzi. Provo... c'è un creeper sul sull'edificio a sud. Io rimango nel diner. Comunicazione a tutte le unità. C'è un octane. Io rimango nel diner. Nel coraggio in cui ci ha mandato ci sono solo delle persone. Ho visto un più. No, no. Dobbiamo liberare l'edificio con res, ragazzi. Il piano è questo. Bisogna allearci tutti e liberare l'edificio con res. E allora... Esatto, allora, ragazzi, le dipende delle sorti della partita qua, ve lo dico. Ora bisogna valcultare tutti. Bisogna tutti volare, ragazzi, nell'edificio a fianco al res che è dentro la safe. Aprite la mappa. Aprite la mappa. C'è un edificio piccolo, non quello grande, non il market. Dobbiamo volare tutti a fianco, dentro l'edificio, sopra, dentro, quello volete, all'edificio vicino al res. Questa è la call. Cerchiamo di valcultare senza farci ammazzare, ragazzi. Cerchiamo di essere coordinati. Cerchiamo di farlo tutti insieme. Dobbiamo farlo in modo preciso. È un po' rischiosa come cosa, bisogna farlo. E loro lo iniziano già a fare. Alcuni iniziano già a farlo, dobbiamo farlo, vai Warda. Forza, forza, essere veloci. Mi raccomando, l'edificio vicino al res a nord, dentro la safe, il mini diner. Bravi ragazzi, bravi, bravi. Ci state andando ragazzi, ci siamo. Non mi fa usare neanche le controlli. Perché sei andato? No, sorry. No, mi fanno esecutare. Infatti. Sono dentro il diner io, ragazzi. Sono dentro il diner io. Sono la... Sono a bordo safe e sono ancora safe anche in quella dopo. Arrivo, ok. Per quanto abbiamo un'altra ulti della... della Valk. Ok, le Valk dovrebbero averla. Ragazzi, bisogna fare un tutto per tutto e provare ad andare a prendere la Rampart. Proviamo a prendere spazio. Provate, provate a ultare quelle Valk, ragazzi. E provare a prenderlo. È a 210. O fuori dal market. Dobbiamo prendere più spazio, ragazzi. Market è nostro nemico. La casa che è in safe è nostra nemica. Dobbiamo prendere spazio, forza. Nessuno sta prendendo spazio in avanti, bisogna prendere spazio in avanti. Vedo delle loba qua dentro, ottimo. Dobbiamo cominciare a mettere pressione. Prendete le nade, spammatele contro l'edificio del market. Usate le loba ult. Prendete gli zaini, le cure, tutto. Le nade, raga, le nade, le nade. Le nade dentro il market, a raffica. Nade a raffica dentro il market. Dobbiamo cominciare ad avvicinarci. Mi hanno visto, mi hanno trovato, mannaggia, devo stare attento. Siamo bloccati qua, siamo tutti bloccati qua. No, raga. Mio Dio. Sono ancora safe. Sono ancora safe, sono ancora safe. Sapere quante kill abbiamo fatto, miseriaccia. Finita, ragazzi, abbiamo perso. Abbiamo perso nella posizione finale alla fine. 20, sono gentile, la prima gliela lascio. Si cosa vola, ne pensa? Si vola 2-1. Sì. L'ho vista la mossa lì con la Valk per arrivare a quel market in chiusura. Stati cattivi, un po' lenti i miei ragazzi, non sono preparati, non sono preparati, devo dire. Devo dire, ma quante kill c'erano? Su di voi. Ma quante kill avete fatto? Volevo una tabbata di un observer per capire quante kill hanno fatto i miei. Perché mi sa che non è morto nessuno dei suoi, o sbaglio? Da pochi. Davvero da pochi. Perché abbiamo preso... No, non lo so. Io non lo vedo se gioco.
Lo so. E non aveva rinominato le squadre, quindi si poteva vedere solo dall'Observer. Però avevamo una posizione insane. Noi. Ma è non lo so, sarò sincero. Forse cambierei solo un personaggio, così, al volo. Cambierei il Mirage. Che ci sta, perché... Era troll, dai. Tutto valutato e... Bene. Ci sta. Abbiamo un po' trollato. Cosa vuoi al posto del Mirage? Potremmo rifarci... Non lo so. Dobbiamo vincerla, mannaggia. Bello avere il Fuse e il Crypto. Bella rottura di scatole. Il Crypto è bello noioso, eh. Lo so. Allora prendiamo la Watson, noi. Prendiamo la Watson per il Mirage. In bocca al lupo, Al. Signor Venti, in bocca al lupo anche a lei. La squad definitiva è Valk, Bloody e Loba. Il nostro piano è tutti discesa thermal. Ci fulliamo di roba come possiamo per sparare da lontano, meglio gli sniper. Usiamo le ulti di Loba. Mettetele qua e là, mi raccomando. Le Loba, non mettere tutte insieme, magari nelle varie zone, così siamo più veloci a lottare. E andiamo a frammento a spaccarli. Propongo... Vai alla volta, vecchio. Vado alla volta. Andiamo a landslide, almeno mi coprite. Obiettivo è andare a Frana, landslide in inglese. Se volete volateci, raga. Andiamo tutti lì, volateci, fate in fretta tutti quanti, andiamo a landslide, piano piano avviciniamoci. Loro dovrebbero essere in questo momento a frammento all'incirca. Staranno craftando a frammento le battery, qualunque altra cosa. E si è messo un po' male, forse, le armature. Vedo Venia per le... Sono usciti dalla galleria da Skyhook. Ciao. A carretto. Andiamo al carretto. È a est rispetto a countdown, ragazzi. È dai silos. Avanti, tironade. Siamo sulla torre. Tironade. Mettiamogli pressione. Mettiamogli pressione davanti a noi. Io mi gioco un pochino più back. Poi il crypto deve fare. Guarda Barba, voi rimanete con me. No, voi non pushate. No, volete rimanere dietro nel caso di un flank. Voi non dovete andarvene, raga. Sulla qua mi fa. Ci siamo noi, raga. Non tirate le ulti. Sulla torre nostra, torre. Sulla nostra. Torre tra le zipline siamo noi. Ho chiamato. Le ciocche a destra c'è la rampart anche. C'è la rampart dove? Dove? Nel ciocco a destra. Ok. È nella neve, sulla neve. La rampart è sulla neve, lato nord. È fuori safe, ragazzi. È bene, eh? Dobbiamo continuare a tenerla fuori. Scusami, Loba. Ma non è che faccio la chi è che spara? Sì, lì. Devono andare in zona loro, non possono volare. Ritorniamo a landslide, piano piano, alcuni... A Lensley c'è un altro, sono loro? Sì, a rosso c'è gente non nostra. Lensley è presa dagli avversari, l'abbiamo lasciata alla fine. Dobbiamo far il giro andare. Arrivano anche da Frana, arrivano. Abbiamo lasciato la posizione per il cecco allora in pratica, mi stai dicendo questo? Cazzo, allora. Peccato, ci sta. Dobbiamo fare il giro. Ragazzi. È il momento di... Dobbiamo provare a volare al beacon. L'unico... Al beacon in safe. Quello a ovest, dal geyser. Il piano è volare. Cominciate a prepararvi. Raggruppatevi col vostro team. Non volate ancora. Raggruppatevi col vostro team. Piano piano. Raggruppatevi col vostro team. Piano piano. Se è urgente, volate. Dobbiamo cominciare a raggrupparci con le nostre compagne di squadra. Venite verso countdown, se non avete coperture, iniziate a volare se siete pushati o altro. Andiamo verso il geyser, verso il beacon al geyser, ragazzi. Cominciamo a ultare. Dai, raga, qua, via, forza. Cominciamo a ultare. O se no andateci a piedi. Il punto è il beacon al geyser. Bravissimi, vedo che state andando. Bene, ci siamo. Dobbiamo prendere le ground, Dobbiamo prendere la collina dietro dove ci sono le casette. Probabilmente chiude da quelle parti. Ora facciamo anche beacon. Barba, fai il beacon. Guardati, lascialo. Abbiamo perso qualche uomo, ragazzi, ma ci siamo.
Sta facendo beacon, vi dico dove chiude. La barba finisce. Sì, noi ci hanno già attivato con droni di crypto, siamo indietro. Sì, bisogna andare a prendere il ponte, ragazzi. L'obiettivo è il ponte. L'obiettivo è il ponte, dove c'è il carretto. Visti. Dobbiamo prendere spazio. Stanno i ciechi. No, bisogna mettere pressione, ce lo dobbiamo provare, È rimasto dietro, attenzione che ci sono due squadre che stanno loadando. Chiuso. Abbiamo il vantaggio delle cure, ragazzi, eh. Guarda, ti lascio la viola, vieni qua da me, da me, da me, da me. No, no, prendetela, prendetela. Fatti ammazzare, barba. C'è un airdrop. Stiamo provando a prendere spazio, occhio. Però c'era nel pack. Non sparate a barba sull'airdrop, che è nostra. Ok, ragazzi, wow. Possiamo riposizionarci a landslide, eh. Il piano è riposizionarci a landslide. Preparatevi con le vostre... con le vostre Valk, preparatevi. Voglio prendere landslide e ricucciare. Guarda, tieni. Nascondetevi dai loro raggi, ragazzi. Non se lo aspettano che rivoliamo, ve lo dico. Nascondetevi dai danni. Piano piano, refullatevi. Possiamo cominciare a valcultare. Cominciate a farlo. Agganciatevi. 3, 2, 1, via. Ce la facciamo, noi. Woo! Dobbiamo andare verso landslide. Attaccatevi. Allargatevi dove c'è il respawn beacon a sinistra, se serve, la tratto è quello. Seguitone. C'è gente qua. Va bene. Vado verso landslide. Piano piano. Ci rigruppiamo da landslide. Dai che chiude da noi, raga. Bene, ragazzi, chiude da noi. Dai che abbiamo landslide. Forza, ragazzi. Ma non possiamo pusharlo. Dobbiamo vincere quando vengono loro, ragazzi. Se vuoi fare il VIP dovrei giocare in frontline. Stanno prendo spazio, eh. C'è un cripto staccato. Vieni, Fede. Ma non funziona. Non andare top. Oh, io provo la fatta. Sparate i droni se potete, raghi, mannaggia. Posso. Sai che quasi. Dammi, l'ho visto. Sanno che sono qua, Dov'è che sei? Sono noccato sulle scale. Sono noccato. Stai lì. Mi pusha uno, non posso. Raga, vieni. Posso a 200 kill, sono dietro di loro. No, mi uccide. No, sono morto, raga. Finita, raga. Sono morto. Ci siamo schiacciati, hanno preso spazio. Anche se quando è nella posizione loro ci schiacciano. Quando abbiamo la posizione ci facciamo schiacciare. Non abbiamo mai giocato aggressivi, peccato. GG, signor 20. I miei ragazzi, questa sfida era troppo. Ci aveva troppa coordinazione per una roba del genere. Ammetto l'inferiorità strategica. Tutto. Ma noi siamo stati molto bravi. Abbiamo ruotato a destra. Ruotato tutto. Guardi, quando abbiamo preso landslide era vinta. Ma i miei ragazzi hanno avuto un po' di paura. Me l'hanno confessato. Ho detto no, ma è troppo facile vincere avendo già la ground, gli sniper e tutto. Lasciamo che si avvicinino. E allora le hanno voluto regalare adesso, la vittoria. Adesso c'è l'uno contro uno, Al. Dai, signor 20. Arena, È il momento. Momento della resa dei conti. Uno contro uno, Ale, io e te. Sul 3-1. Sono io e te. Questa decide il 3-2, nel caso. Per l'onore della community, signor 20. Per l'onore della community. Siamo stati spaccati, ragazzi. L'ultima lobby siamo stati presi a sberle. Siamo stati bravi. Abbiamo reagito. Quindi bravi ai miei 30 combattenti. Sono stati molto bravi. Sia nei primi due game che negli ultimi due. Forse la prima partita VIP l'ho un po' trollata scegliendo il Mirage, effettivamente. Aia. Ma è OP Maggie, no? Cioè, ti lascio Maggie, gioca Maggie. Dai, 20, abbiamo capito. Entro e scelgo Gibraltar. Vai, andiamo, 20, ci sono. Gibbo su Gibbo, siamo pronti. Gibbo su Gibbo, sono pronto, metta ready. Iniziamo questa sfida. Let's go. Senti la tensione, eh? Io le ho lanciate le bet. Anch'io ho lanciato le bet nel mio canale. Non ho mai visto così tanti punti in un solo posto, sostanzialmente. Le mie bet recitano di, così. Chi vince? Di 4 ad stack o pro play ad quake? Tu su chi punteresti? Al. Qua mi sa che 1,5 milioni di punti sono sul di 4 hard stack.
1.500.000 su di me? No, sono su di me. Gli altri su di lei ce ne sono 300.000, signor Venti. 1 a 5, signor Venti, è la probabilità qua, 1 a 5. Non è male. 1 a 5. Io sono carico. Io sono il Bitcoin nel 2003. Ah, lei cosa fa? Mi usa le armi scam? Tipo la Mozambique viola? Mi usa le armi scammose? Non ho preso niente di illegale, ma tutto è lecito. L'ha detto, signor Venti. Adesso mi fai riflettere sulla mia scelta. L'ha detto. Ah? La strategia mentale mi vuole confondere e abbruciarmi. Mi vuole confondere. Sta tentando di bruciarmi mentalmente. Si parte. Bando alle ciance. Signor Venti, scenda! Come funziona sto scudo? Ok. Oh. Guardi, quando lei ha detto tutto è lecito, ho pensato alla Mozambique, ma ora mi sento in colpa, lei non l'ha presa. Basta, la butto. Ha detto tutto è lecito, vero? Senti, lei ha detto tutto è lecito. Aveva una wingman, quindi non può... la Mozambique base aveva. Tutto è lecito. Tutto è lecito. Mi sa che se tutto è lecito non ci vengo, signor Venti. Stia attento a ciò che potrebbe succedere. Per il content, signor Venti. Ostile laggiù. Per il content. Sempre. È una sfida. La mia vita è una sfida. Però capire quale community domina, signor Venti, mi dispiace. E farò un attimo capire come funzionano le cose qua dalle mie parti. Abbiamo dimostrato, vi abbiamo seppelliti, Al. E adesso sei qui a dire sull'1-0. Sull'1-0. Sull'1-0 c'erano 57 persone in un buco. E la ulti di Loba. Guardi, non dico niente. Nascondi i tuoi passi con la tua voce, Stia attento. E lei sarà ferma in un angolo da un'ora. Stia attento. Mai fatto, non mi sono mai fiammato. Oh! E lei è fermo in un punto! No, ero mobile! Mobilissimo! Va bene! Il colpetto di charge! Va bene, avevi letto il mio gioco! Tutto è lecito, l'ha detto lei, ha fatto bene a nascondersi, signor Venti. Avete mai visto un gibbo con... con l'area 99? La sorprenderò, signor Venti. Le farò venire un infartino. Aia, il prefire. Uff. No, non devo esultare troppo. Fermo. Mio stesso errore dell'ultima volta. Devo stare fermo. Senti la tensione, Al? La sento, signor Venti. È dentro di me. Lei la sente? No, sono fresco come una rosa. Un mazzolin di fiori, Al. Alle Olimpiadi invernali mettono il lancio della bolla col gibbo, signor Venti. Me l'hanno detto? Era lungo quel lancio, era lungo, l'ho visto? Sì, era un po' lunghino, Andiamo ragazzi, forza così! E abbiamo vinto noi! 3-2! 3-2! Arrivano i risultati dalla regia! 3-2! È vero, signor Venti.
con onore abbiamo combattuto. Come community abbiamo combattuto. Ma dobbiamo arrenderci all'evidenza. Perdiamo 3-2 con onore. Signor Vetti, mi dica. È stato un piacere, Al. Piacere, come sempre, sa essere mio. Un complimento alla sua community. Perché ho visto... A me la mia community, giusto? Sì. Ah, beh, guardi, lei purtroppo non è lei che ha fatto vincere la sua community. Se, a fine prova contraria. O sbaglio? Allora, Al, io dico questo. Il risultato della community è... Io sono... È 3-1. La mia community... 3-2. Eh no, perché poi era 1v1 nostro, signor Venti. No, sto scherzando. Era uno sfottò per lei.